perché non dobbiamo ammettere, guardate che i cattivi hanno una capacità e una inclinazione a coltivare la memoria che è ben superiore rispetto a quella del mondo civile. Guardate che gli apparati deviati, le lobby criminali, non dimenticano. E ora, anche la lobby criminale che ha fatto da contesto per l'omicidio di Graziella Campagna, è vero, sono stati assassinati, condannati due assassini, però sappiamo qual era il contesto. C'era una masseria che sembrava una specie di set di un film di Buñuel in cui si incontravano i capomafia, i latinanti, i magistrati, i avvocati, politici, gli imprenditori e quant'altro. Tutto naturalmente così, alla luce del sole o della luna, perché spesso le spiritiate erano notturne, come si conviene in certi ambienti, forse ricordando i tempi probabilmente. Però, vedete, i cattivi hanno il punto della memoria e quindi ci capita frequentemente a me e a Pio Campagna di essere raggiunti da carabinieri che ci devono organizzare l'ennesima guerra. Perché non il bravo cittadino di un paese, ma perfino quel maresciallo impressionato da lei, ancora oggi, continua a sentire il malanimo di essere stato colto con le mani nel sacco e disvelato al pubblico per tutto quello che di male aveva fatto. E anzi, in realtà, come dire, dovrebbe secondo me passare a terra ogni mattina, perché tutto sommato nessuno dei tanti che collaborarono al contesto che portò alla morte di Graziella Campagna ha pagato dazio. Oggi quindi quel percorso di, spiace dirlo, profonda solitudine che ha dovuto subire la famiglia di Graziella Campagna, che è la solitudine conosciuta da tutte le persone che vivono, tutte le famiglie che vivono esperienze analoghe. C'è una famiglia a Barcellona che, da quando ha denunciato i coinvolgimenti mafiosi nella morte del loro figlio, vive analoga solitudine, sono i genitori del mio marito. L'angosciante dimensione di solitudine nella quale, nella tarda serata dell'8 gennaio del 1993, quella famiglia fu cacciata. Non dobbiamo dimenticare la profonda sensazione di solitudine cui infedeli rappresentanti delle istituzioni e anche infedeli rappresentanti di una certa umanità avevano lasciato Adolfo Parmariana prima del 2008. Dicevo, quel percorso di solitudine negli anni un po' è stato lenito dalla presenza di sempre più persone. Sono ricordato come un'associazione cittadini di Villa Franca da anni si sono spesi al fianco della famiglia Campagna e tanti altri. Io ricordo gli scout che ogni anno li ho incontrati pure ieri, quindi ormai immagino qualcuno di loro si sente tormentato dalle mie parole, ma la solitudine della famiglia Campagna da parte della società un po' stata limita. Diciamo più difficile superare la solitudine cui erano stati lasciati da parte proprio delle istituzioni del potere legale, perché quello è un affare un po' più complicato.
se si valutano certe cose della politica anche locale, si capisce che i tempi rispetto al 1985 non è che poi siano proprio bastanti, non sembra esserci proprio una nuova antropologia nel modo di intendere la politica come l'ante di fare il bene della collettività emarginando i peggiori mondi della società. Quella solitudine un po' è stata lenita. Mi si diceva, e qui vado a concludere, perché non voglio essere reticente rispetto alla domanda di Benny, perché una ragazzina innocua, una brava ragazza di paese con lo sguardo limpido, che non avrebbe mai fatto del male alla mosca, può diventare un elemento di rischio per un potere mafioso di così alto livello. Questo può accadere quando le istituzioni sono quelle non complici, perché naturalmente sugli apparati istituzionali complici nulla c'è da sperare, ma quando le istituzioni della parte non complice subiscono il sonno della ragione. E allora, in un paese in cui un latitante poteva incontrare il sindaco del barbiere, andare a prendere il caffè con il maresciallo dei carabinieri, avere garanzie che se avesse avuto problemi il giudice amico lo si sarebbe trovato, ma il giudice che dice quella sentenza ricordata poco fa è stato condannato anche e soprattutto per quella sentenza, per concorso esterno in associazione mafiosa, il dottor Marcello Montello. Ora, quando le cose sono queste, e cioè le istituzioni sono malate, e per il resto c'è il sonno della ragione che avvolge la società, rimane come unico ostacolo, unico, per la prevalenza del potere mafioso, il famoso bambino della gamba di Andes, quello che era stato evocato prima, che con il dito sputtana la nudità dell'imperatore. E grazie alla campagna, senza neanche saperlo, senza neanche capirlo, in quella condizione si trovò. E non si trovò perché era, come dire, rispettoso, monello come il bambino della favola. No, semplicemente perché il potere sediato qui era molto meno stupido dell'imperatore della favola, ma molto più preso dal proprio delirio di impunità. E quindi poteva capitare che due latitanti che a Palermo sarebbero stati considerati dei palotti, qui venivano considerati ingegneri, ingegneri, dei professionisti, uno che non sapeva mettere tre parole di fila in italiano. Voglio dire, l'ordine professionale degli ingegneri di muovere querela per diffamazione, perché è come se querela per diffamazione. A questo paese che è precipitato nel sonno della ragione riusciva a credere o a fare finta di credere che c'erano anche figli uno non era un ingegnere, è come se confondessero la teoretici del padre. Per questo, solo, ed è un solo che vuol dire un mondo, solo per questo Graziella. E però, alla fine la verità è stata accertata, vedete, in quella sentenza di condanna ci sono i nomi dei condannati, ma poi ci sono tutti i nomi dei complici morali, nessuno escluso. Le scene in cui abbiamo assistito con gli ufficiali d'operetta che sono venuti a balbettare in dibattimento sono indimenticabili. E noi abbiamo la soddisfazione, io, guardate, dovrei dire troppo per raccontare qual è l'onore dell'avvocatura del poter supportare le sorti processuali di persone con i familiari di Graziella Campagna o i familiari di Beppe Alfano o di Attilio Marca o essere stati vicini alla dottor Parmagiana. Però guardate,
l'ho detto ieri, io domani potrei anche smettere di fare l'avvocato. Quello che mi è stato consentito di fare, accanto a Piero Campagna soprattutto, e a tutti gli altri familiari di Piazzetta Campagna, se domani smettessi di fare l'avvocato mi consentirebbe di dire che io ho fatto qualche cosa di veramente onorevole a nome dell'avvocatura, che svolgere quel mestiere ha avuto un senso nobile, cosa che mi rende così ricco da poter dire che a me è capitata qualche cosa che quasi nessuno degli avvocati che ho incontrato in vita mia ha avuto la possibilità di ricevere. Fuori di ogni retorica, ma per necessità di sincerità, ho bisogno di dirlo. Vedete, alla fine, magistrati come il procuratore Croce o giudici come quelli della Corte d'Assise d'Appello hanno dimostrato che la magistratura sa anche fare il suo dovere. Che esiste la magistratura dalla fine, semplicemente la magistratura fa ciò che è giusto che faccia, senza